abbonati sul mio canale. Se anche tu hai deciso di installare una action cam sul casco, questo sarà il video che fa per te. Nel mio caso è stato necessario dover rimuovere la presa d'aria superiore del casco, quindi dopo averla rimossa ho proceduto ad un'accurata pulizia con uno sgrassatore e un po' di Scottex di tutti i residui che si trovavano sotto la presa d'aria. Una volta completata la pulizia, ho dunque fatto delle prove con la basetta che andrò successivamente ad applicare sul casco, quindi delle semplici prove di posologia, ma senza rimuovere il biadesivo. Una volta che sono stato certo che la curva del casco non è così accentuata da impedirmi di incollare la basetta, allora procedo con la rimozione del biadesivo e quindi applicherò in un punto definitivo la basetta stessa. Una volta incollata, sarà sufficiente applicare un pochettino di forza per fissarla definitivamente. Fatto ciò, faremo comunque una prova di incastro della slitta per vedere che tutto stia procedendo correttamente. Montiamo dunque la slitta anche sullo scafandro che alloggerà l'action cam per cercare di fare un'ulteriore prova il più definitiva possibile. Nella confezione della Crosstour CT8500 è previsto anche una forma di filo di sicurezza, come questo che state vedendo nel video. Ho deciso dunque di incastrarlo da un lato tra la vite e lo scafandro dell'action cam stessa. E per fissarlo dall'altro lato ho dovuto inventarmi qualcosa di rudimentale che però non dava fastidio alle funzionalità del casco. Così ho deciso di prendere una delle fascette di plastica che comunque escono anche nella dotazione della Crosstour CT8500 e ho deciso di passarla nel meccanismo di apertura sia della visiera che della parte modulare del casco. Ci infilo così il filo d'acciaio, vado a serrare la fascetta e dunque mi rendo conto che in caso di sicurezza la fotocamera è saldamente comunque ferma al casco e allo stesso tempo questo meccanismo non ostruisce sia l'apertura della visiera ma anche l'apertura della mentoniera del casco. Ecco a voi il risultato definitivo. Sicuramente con l'installazione di una action cam sul casco potremo divertirci ad immortalare tutti i momenti belli passati a bordo della nostra moto. Buona strada a tutti e grazie ancora per essere rimasti in mia compagnia. Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al mio canale. Ciao!